Ciao a tutti ragazzi, bentrovati qua alla solita vita del fumatore Patrick, o come cazzo si chiama, è finita perché... perché sono morto il cazzo più o meno. E io, visto che sono il vostro messia, no? Mandato da chi cazzo volete voi, c'era un ragazzo che mi ha chiesto su Facebook, una persona sola, e te dirai, ma perché Diego lui l'ha accontentato e me no? Diciamo che è stato il caso, il destino, il karma, chiamalo come cazzo vuoi, questo ragazzo qua mi ha chiesto le Mark e oggi siamo qua con le Mark One. E quindi niente, diciamo che cazzo, ma cazzo è bello perché a parer mio sono dentro tutti i colori di Varsa, cioè bianco, rosso e nero. Non è che siamo milanisti o quel cazzo che è, però. Qua c'è sempre meno spazio da passare sotto il cavalletto. Eppure purtroppo è ritornato anche lui, gente. E ci sono sempre stato dal lato di ieri, la luce c'è sempre perché anche se si poteva non usare. Appunto, abbiamo comprato sta cosa per un cazzo. Per fare nuove video. Porca troia! Adesso siamo sempre con illuminazione. Spostati là perché copri, fai ombra di Diego. E vabbè, tanto adesso non serve Diego, quindi. Vabbè, niente. Pacchetto della Mark 1 con la scritta Mark in rilievo, scritta Adams No, non so se si vede, però c'è scritto Adams No con un font italic, questi cose che sbrilluccicano, sembra rilievo, ma in realtà non lo sono. Il pacchetto è parecchio spesso, di cartoncino patinato e basta. Non è che c'è molto a dire. Come l'avrei detto io, sto pacchetto è figo e lo fa culo a tutti. New Red Quality Cigarette. Infatti non so da chi, aspetta che leggo per te. Grand River Enterprises. Porca troia. Deutschland. Vabbè, chi se ne frega. Grand River Enterprise. Vabbè, minchia, è pure simpatico il logo della GRE. Andate a cercare Grand River Enterprise e vedete una sorta di piuma in quel cazzo che è. Comunque sì, American Blend, Full Flower, porca troia. I minori non devono ricordare, non devono ricordare. I minori non devono fumare, come ricordo sempre, e come ricordano i nuovi pacchetti. Quindi se io non sono quello che fa fumare la gente che fuma da sola, quindi non rompete così tanto il cazzo. Comunque, scala tecnica narra che tra me 10 mg, nicotina 0,8 mg, monossido di carbonio 10 mg, nelle sigarette di classe pesante, il pacchetto da 10 non credo che esista perché già è stato davvero raro trovare queste qua da 20, figuriamoci il pacchetto da 10, ma non credo, anche perché è una marca che sinceramente non avevo mai sentito, quindi niente di che. Prezzo? Porca troia, comunque sia meno di 5 euro forse, no? Fammi chiedere i prezzi, non me li ricordo mai, una volta me li segnavo qua dentro, qua, però mi chiamano, non lo faccio più, comunque sia, o costavano tanto, però non mi sembra. Non mi ricordo più, comunque sia, mettiamo 4,80€. Non mi ricordo più davvero, scusate. Comunque sia, passiamo alla recensione. Allora, hanno un pochino di aggressività sulla lingua, infatti si sente un leggero fastidio, ma neanche più di tanto. Colpo in gola della nicotina non si sente così tanto, si sente un colpo a fine bocca, diciamo così, però anche lì trascurabilissimo. Poi hanno un sapore abbastanza non acre, cioè è un sapore molto deciso, molto, posso fare una battuta colorata, no? Molto bello, vabbè, se ne frega, molto marcato. È più un amaro, no? Che però è diverso dai soliti amari, è un amaro tendente all'acre e ci sta davvero bene perché sinceramente non avevo mai sentito delle sigarette comunque sia tendente all'acre, eh? Quindi, aspetta, devo dire l'odore. Grazie per la foto. Comunque, l'odore è molto più acido. Anche lì è un acido che non mi piace tantissimo, però tutto sommato non fa schifo come acido, nel senso io l'acido come odore non mi garba tantissimo, però comunque sia non è male.
Quindi, tirando le somme, sono buone come sigarette, cosa che io sinceramente non pensavo vedendo lì il pacchetto quasi sconosciuto da me, aspettate tutto via. Ho detto ma si faranno cagare, chissà chi cazzo le fa la BAT, che cazzo ne so. Però devo dire che mi sono rigiovuto perché appunto, come si suol dire, l'abito non fa il monaco. Quindi, come sigarette mi sono piaciute, come voto darei anche un 8. Però sono delle sigarette abbastanza rare, io a Varese non le ho mai trovate, infatti mi sembra di averle trovate quando ero in vacanza a Caorle, in un tabacchino per più sperduto per il centro città, no, che dice, per la periferia della città. Quindi come voto gli do 8. Non sono male, ve le consiglio se riuscite a trovarle, non rompete il cazzo a dire te hai accontentato lui e noi non ci accontenti mai, perché è una sigaretta che avevo già comprato, è una sigaretta che non ho neanche nella collezione, quindi questo qua ha avuto il culo, diciamo così, di svegliarsi la mattina e dire Diego ho trovato le Mark, puoi recensirle, abbi fede figliolo, gli ho scritto così, poi se lui è corretto può confermarlo qua sotto. E quindi niente, queste erano le Mark 1, chissà se ci saranno le Mark 2, 3, 4, quello che è. Comunque sia, sono buone, ve le consiglio se riuscite a trovarle e ci vediamo alla prossima puntata di Radio Giocatore. Basta rompere il cazzo che commenti, se dovete scrivere recensisci questo, piuttosto non scrivere niente.